Bentornati amici di Zio Papillon, The Real Zio Papillon, ad una nuova parte di Alice Madness Returns. Nell'ultima parte siamo entrati nella sezione puzze e rigurgiti, iniziamo subito bene. Dove c'è la volpe, credo che ci attende. La volpe, sì, che comanda questo posto. Dove dovremo recuperare un'altra parte del cappellaio matto che stiamo cercando di ricostruire, perché ci dia il suo fondamentale aiuto. Abbiamo subito... Ah, il gatto. Sentiamolo. Concentrata, nervi saldi. Salta sul primo sfiato, poi sul successivo e sfrutta le correnti ascensionali. Grazie. Il nostro Salem di fiducia. Eccolo qui. Qui, insomma, dovrò utilizzare le mie notevoli abilità. Non molto di... ondeggiamento, ecco. Posso andare? Sì, ma dai, però è brutto se mettono ste robe. Cioè, tanto al limite fai che cadi e muori. Cioè, che ci vorrà mai, no? E adesso dovrò usare la bomba. Non mi ricordo più neanche come si usa. Allora, non così. Ah, ecco, guarda che c'ho un culo. No. No. Ma che si faceva a farla esplodere? Ah. Stesso tasto con cui si mette giù, è facile, ma... Vabbè. Ci rimpiccioliamo. Volevo dire qualcosa, la dirò più avanti nel video. Tanto qui abbiamo tanti bei dentini d'oro, non abbiamo ancora potuto spendere perché non c'è più stata più concessa l'opportunità di comprare qualcosa. Quello non mi piace tanto. Non gli faccio niente, tra l'altro. Posso fare qualcosa? No. Don't you worry, child. No, eh. Vabbè, dobbiamo tornare indietro e cercare un'altra strada. Certo, quello che ho visto non mi lascia di buon umore. Bisogna anche ammetterlo, eh. Quando ti stai perdendo, guarda sempre che arriverà una di ste robe a salvarti. Però non mi cambiare l'inquadratura mentre vado. Cavolo. Ricordo che questo gameplay è dedicato a il canale di Tepid Blue su YouTube, anche noto come Salis su Steam e anche in generale, che è il canale che aveva fatto un giveaway per i suoi 200 iscritti. Canale inglese, dato continuano gli scatti. Canale inglese che insomma mi ha permesso di vincere questo videogioco, che costava pur sempre 50 euro, e io l'ho pur sempre pagato nulla. Su YouTube è bello essere Zio Papillon, eh? Bello anche essere i giocatori in questo gioco. Lo consiglio comunque questo gioco generalmente. Molto, molto carino, devo dire. Belle le ambientazioni. Qua sono caduti i denti come in Harry Potter e il calice di fuoco. Se ne vanno le gelatine dal nulla. Consiglio tra l'altro di andare a vedere il gameplay a qualità pinne gialle, quello di Harry Potter e il calice di fuoco. La prima parte è già caricata, caricherò la seconda, l'avrò già caricata anzi ai tempi di questo video, anzi la sto caricando mentre faccio questo video, quindi pensate un po' voi. Gatto! Dicono che i gatti abbiano 9 vite. Spero che vada anche per te. No, mi dispiace gatto, sto giro cadi male perché noi abbiamo ben più di 9 vite. Noi abbiamo vite infinite. Mi dispiace. Già. Altre valvole. Trisfiatatoi. Allora, qua dobbiamo aspettare ovviamente il momento propizio per saltare su queste rotelline. Okay.
quanto dovremmo lottare. Andiamo noi diretti subito con questo, che corpo a corpo se la cava non bene di più. Ai ai ai, però qui stanno arrivando. Quello è abbastanza un cagacazzo, bisogna dirlo. Ah, e anche quell'altro abbastanza cagacazzo. Noi ne approfittiamo però. Eccolo. Mamma mia, grande mossa di schivata. Volta rotta la difesa è elementare, Watson. Grandi scatti. Ma ce la facciamo. Comunque è brutto, perché il brutto di questo gioco è che non puoi praticamente andare su nulla che non ti serva. Cioè, se c'è una cosa che non ti serve, non ci puoi andare. Peccato. Recuperiamo la vita che abbiamo già. Però possiamo recuperare anche questi due denti. Dobbiamo andare a quell'altro, visto c'è anche però qui un... non è proprio un segreto, è un'altra di quelle bottiglie che non ho ancora capito la sua utilità. E non so se la capirò mai entro fine gioco. So solo che prima o poi, a furia di schiacciare il tasto di attacco con il coltellino qua, finiremo per ammazzarci. E quello sarà un momento... No! Segnatevelo. Ok. Questo dovrebbe essere piuttosto facile. Grazie. Potere della metafisica a me. Ah, non ho guardato da quanto è iniziato il video. Vabbè, ma comunque dovremmo arrivare fino in fondo a questa parte. Insomma. Decadenza, sveglio, sì, basta con le foglie. Sì, il cappellaio, abbiamo scoperto nell'ultima parte, è piuttosto odiato. Eccolo lì però, il nostro uomo. La tua presenza non è gradita. Abbiamo una missione da completare. E tu sei un fastidio intollerabile. Wow. A qualcuno piace caldo, ma a nessuno piace caldo. Citazione a un film, credo con Marilyn Monroe, ma non vorrei sbagliare. Comunque c'è il film A qualcuno piace caldo. Ma siccome è di Marilyn Monroe, ovvio, potrei sbagliare, probabilmente sbaglio, sia che io sbaglio spesso e volentieri qualunque citazione. Allora, questa roba, ci sono i tipi che mi stanno sparando, che mi stanno facendo anche piuttosto male. Don't you worry, child. Io intanto proseguo di qua, finché non mi viene richiesto di affrontare corpo a corpo. Aia, queste schifezze. Intanto il dietro è saltata la grafica. Ok, adesso ricompare. Ah, no, no, aia. Ah, porca pu. Ok, di sicuro faremo andare via la lava, perché come possiamo vedere lì ci potremo passare prima o poi. Ok. Queste robe, queste larve, no, queste schifezze nere sono proprio la roba più inutile del gioco. Sono scarse, mamma mia. Mi ricordano quelli, almeno quelli in Clive Barker Jericho, che morivano in un colpo. Quando morivano, no, che morivano in un colpo, insomma, se sparavi nel punto giusto, almeno quelle, e dico almeno quelle, insomma, esplodevano e ti uccidevano anche in un colpo, Insomma, non è poco, Oh, perfetto questo lancio di bomba. Meglio però che non salto prima di aver girato la valvola, altrimenti avrei compromesso ogni, insomma, sforzo. Speriamo che questa sia la valvola che fa... No. Eh sì. Ho le braccia che ti servono. Beh, a rigor di termini servono al cappellaio. Non che sia importante. Ah, c'ha le braccia lui. Alright. Avanti con l'industria. Eh già. L'industria Ryan. Questa è una citazione a... L'ho già detto. L'avevo già fatta questa battuta, che poi non è tanto una battuta. Cazzo, io li odio questi alveari, veramente. Non li odio, li disprezzo proprio. Ci
vuole tanta tanta pazienza, una delle virtù che di cui non sono stato molto. Ecco, appunto, si blocca. Speriamo nell'ultima parte era anche crashato, il gioco. Devo ucciderli. Ok, adesso devo. Dicevo, non è proprio una delle mie virtù, devo dire, essere paziente. Se fossi paziente avrei avuto molte più gioie probabilmente in altre occasioni. Qui non ci hanno ridato assolutamente vita, probabilmente perché ce n'avevamo già tutto. Mi sembrava che ci avessero anche colpito. Non ho capito poi perché l'inquadratura è diventata così, ma vabbè. Qui troviamo un utile dentino d'oro e un'altra bottiglia. Beh. Poi magari ci spiegheranno, se non ce l'ha. Ma probabilmente me l'hanno già spiegato, ma io non stavo ascoltando. Oh! You crazy? You almost killed me. Sì, quello dell'industriale avevo già fatto la battuta, ma è sempre attuale, soprattutto visto che sta uscendo il BioShock Infinite. Non puoi farmi niente. Immagino che invece si potrà fare anche parecchio qui. Aia. Oh! Dai, tu vai. Corri come se non ci fosse un domani. Oh! That was close. Damn close. Glenn close. Questa era per palati fini, eh. Ok, inizia la battaglia contro le teiere qua. Ah! Oh, ma ci sono anche questi! Questi li odio profondamente. Oh, ma mamma mia. Uccide subito. Ne arrivano altri però a dare man forte alla teiera di questi schifi. Basta. Quello ha chiuso gli occhi, quindi è inutile colpirlo. Pirlo. Oh, spara. Abbiamo quasi evitato. Wow. Mamma mia, lo sminuzza! Ancora! Oh! Ah! Ovvio. Spero che sono andate via le mie ricompense. Mannaggia T. Mannaggia IT. Tanto là dietro c'è credo il mostro che girava prima. Spero di non dover incrociare, insomma, le braccia con lui. Qui c'è il coso dove scivoleremo giù. Forse dopo. Tra fuoco, citando il leggendario Luca Giurato. See what happens. Ah, ok. Qui immagino dovrò saltare da uno all'altro. Oh, peccato. Questa è stata una sfortunaccia. Questa invece è stata proprio pirlaggine. Ok, adesso facciamo un po' più calma, eh. Un demone! Ah, ho perso la bussola, ti prego, vieni fuori, ok. Dai! Wow! Al terzo tentativo, il secondo l'ho buttato proprio nel cesso, quindi niente male. Per un maiale. Citando Soul Calibur. Qui ho trovato un video sul... anzi, due video a riguardo sul canale di The Real The All, che è tra i miei consigliati. Uno dei quali è una delle leggendarie puntate del Fede Guariva Show. Con me e Wobbiteer. Vi trovate i gameplay inglesi sul suo canale. Giriamo la valvola, questa invece dovrebbe far diventare freddo. Infatti. Un piccolo ostacolo, un banale impedimento. Andrò oltre, mi occuperò di te più tardi. Non perderai il nostro grande piano. Immagino che comunque eventualmente li dovremo affrontare questi tizi. Comunque le braccia sono state recuperate a questo punto, possiamo dirlo, perché non c'è niente che ci separa
tra noi e quella piattaforma. Lì però ci sta una... Forse ci sta un... Ah, ma no, da lì dove sono venuto. Ma che deficiente. Mi sono fatto inchiappettare come un re idiota qualunque. Ma che idiota. No, veramente, adesso mi tocca pure rifarmi il giro. Una cosa che odio. Mamma mia. Non so neanche io cosa stavo pensando, eh. Ecco, ho visto una roba... Merda, d'oro, ecco. Adesso iniziano i problemi, eh. Cioè, non iniziano i problemi, però... Ok, due coglioni, ecco. Qui potrei... Ecco, qui potrei trovare la morte psicologica. Ecco, va, guarda te adesso. Non ci credo. Cioè, adesso sono bloccato in questo punto perché non so... Che non riesco a salire. Porca puttana, io non ci credo. Beh, signori, direi che visto che non voglio fare perdere il vostro prezioso tempo, direi che... Credo chiuderò il gioco e lo ricomincerò, insomma, da capo, perché... Sinceramente facciamo altri 5 tentativi, ma... Dai! Di poco. Sembrava... Dai! Vabbè. Quindi metto in pausa e ci rivediamo tra poco per andare avanti. Cioè, chiudo e riaccendo. Siamo tornati. Indovinate un po', sono uscito, ho dovuto rifarmi tutto il pezzo, meritatamente, perché sono un pezzo d'asino per aver fatto quella boiata prima. E adesso comunque andremo a concludere questo pezzo, adesso. Ok, ok, vai. Boom. In realtà non abbiamo sconfitto nessun boss al momento. Comunque, cadono le braccia, noi le seguiremo, credo. Sì. Noi possiamo andargli tranquillamente dietro. Obla, ecco, saltato il pezzo. Vabbè. Eccolo qui, il nostro cappellaio, a cui riacquista anche le braccia. In realtà va riacquistato anche le gambe, ma vabbè. Ecco. Ah, ma abbiamo già ripreso tutto. Allora. Bene. Io pensavo che mancasse ancora un pezzo. Effettivamente non a pensarci bene, non c'era nessun altro pezzo. Ho finito il compito e sei completo, cappellaio. Ora, che mi dici del treno dannato? C'è sempre questo treno. Allora, secondo me adesso ci prova a uccidere. Sento un uomo nuovo, o quello che sono. Sì. Mi sento una molla non smollata, una rotella non corrosa, una scheggia di metallo incontaminata che si infilza nel tuo occhio. Già. Rispondimi, cappellaio, sto soffrendo. E i cambiamenti qui ne sono una causa, o un riflesso, o l'effetto... Che succede? Quali sono le nuove regole? La legge di sta, solo una soffiata, la via di casa per chiedersi chi... Chissà come regolare le regole, con un regolo, regole crudeli. Con un regolo, bella. Forza, il minimo che puoi fare è aiutarmi a scoprire cosa succede. Oh, ma cosa fa? E questo è pazzo. Oh, 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 ma, oh, mamma mia. Assemblaggio di istruzione, stiamo arrivando. No, non è vero. Sì, sì, è vero. E ovviamente siamo morti perché, come abbiamo già visto altre volte, quando carica... Oh, va da sola, eh? Ok, adesso sono riuscito a fermarla. Allora, siamo entrati nell'ultimo antro, credo, che vedremo nella prossima puntata, ovviamente. Per ora vi saluto. Cappellaio è davvero matto, effettivamente, nomen omen. E un saluto al vostro Zio Papiano della Zio Papiani. Iscrivetevi, commentate, mettete mi piace. Date un'occhiata ai miei canali consigliati. Followatemi su Twitter. Iscrivetevi al canale, al gruppo di The Hole su Steam. E come al solito, se state guardando questo video nel 2094, sono un fantasma. A presto.
presto.